Avete mai pescato con una collana di vermi? Oggi voglio farvi vedere un tipo di pesca molto antico e molto interessante, la pesca delle anguille con il lombrico, ma per farla bisogna prima trovare i vermi. Quindi andiamo! Eccoci qui. Tutto comincia qui, sull'argine del fiume dove la terra è un pochino più molle e stiamo trovando i lombrichi per fare quel tipo di lavoro. Ci sono quelli da latte, un pochino più bianchi, e poi dobbiamo trovare quelli più grandicelli che ancora non stiamo scavando. Questi purtroppo sono ancora piccoli, ma ora vi faccio vedere quelli veramente grandi. Ne abbiamo raccolti un po'. Si possono anche comprare, ma quelli che si trovano sono decisamente migliori. E ora cerchiamo quelli grossi. Eccoli qua, guardate. Questo già è un bel lombrico. Mi raccomando, non tirateli mai, se no si spezzano. Eccoli qua, i veri lombrichi di Sardegna. Sono questi che servono perché vedete, sono belli lunghi e riusciamo a fare tutto il lavoro. Dopo un bel lavoraccio abbiamo preso una ventina di vermi belli grossi, qualcuno più piccolo, ma questi sono quelli che ci servono. E adesso vi faccio vedere come fare il gomitolo. Andiamo, va! Eccoci tornati a casa con il nostro bel barattolo di vermi e visto che questa è una pesca tradizionale, di cosa abbiamo bisogno? Di un rocchetto di filo di cotone abbastanza robusto che andiamo sostanzialmente a doppiare. Vedete, qui il filo è doppio e utilizziamo una stecca di un ombrello, qualsiasi cosa, e appiattendo la parte finale in modo tale che una volta che l'annodiamo il filo non scappi. Il filo può essere lungo dai 2 metri fino ai 3-4 metri. Questo dipende da quanti vermi abbiamo, noi purtroppo non abbiamo presi tanti. Allora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo i nostri vermoni, molti sono anche già morti, tipo questo, anche, li mettiamo nel lago, li facciamo scorrere nel filo. È un lavoro che ci vuole una pazienza infinita. Allora, mano a mano che li infiniamo, poi li facciamo scorrere sul filo e piano piano li fate avanzare, così, vedete? È un lavoro molto molto lungo questo qui. Io vi sto facendo vedere come si fa nella tradizione, poi ovviamente potete usare un ago da innesco, un filo di nylon, quello che volete. Allora la collana la stiamo formando, ora tutti questi vermi devono arrivare fino giù giù giù. Vedete, piano piano li sposto con molta delicatezza, sennò si spezzano, soprattutto perché sono già morti, quindi sono un pochino più delicati. Perfetto, una volta che abbiamo fatto la nostra collana di lombrichi, tagliamo qui il filo. E andiamo sostanzialmente a fare un nodo semplice. Fatelo doppio, triplo. Quindi una vera e propria collanona di vermi. E qui dove ci sono gli spazi vuoti, bisogna chiuderli e quindi si fanno scorrere i lombrichi. A questo punto prendiamo da dove abbiamo legato il filo e ce lo mettiamo così sulla mano e facciamo una di qua, una di là. Finché non finisce sostanzialmente la collana di vermi. Ecco qua. A questo punto, grazie all'aiuto del pubblico, prendiamo un cordino, che poi è lo stesso che abbiamo utilizzato per fare le riprese, e annodiamo i vermi. Dopodiché queste altre due estremità le leghiamo alla canna. La nostra esca è pronta e adesso andiamo a provarla. Ah, ovviamente, prima di andare a pesca pulite tutto, sennò vi fanno un mazzo così a casa. Eccoci tornati. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella perché per noi del canale è molto molto importante. E ora vi spiego questo tipo di pesca. Come attrezzatura abbiamo bisogno di una canna qualsiasi. Questa addirittura è una vecchissima canna da lancio che abbiamo adattato. Come vedete abbiamo tolto tutti gli anelli e abbiamo lasciato solamente l'apicale, anzi addirittura questa vetta è dentro quest'altra per rendere la canna un pochino più rigida. Una canna rigida serve per poter sentire tutte le mangiate delle anguille. Come vedete c'è un cordino che non deve avere alcun tipo di elasticità, infatti questo non ce l'ha,
abbiamo un piombo da 100 grammi e la mazzetta di vermi che già vi ho fatto vedere come realizzare. Qui c'è una piccola asola alla quale andiamo a legare con un cordoncino i vermi. Ora tagliamo queste eccedenze di filo e la pesca è semplicissima. Come funziona? Ci mettiamo in posizione, caliamo i vermi nell'acqua e aspettiamo. Aspettiamo che le anguille vadano a mangiare. Quando mangiano sentiremo un tremolio, sentiremo una tirata sulla canna e dobbiamo essere veloci a prendere l'anguilla e a buttarla fuori. Ma non finisce qui. Vi presento infatti il nostro retino, che non è altro che un ombrello. Questo è un vecchio ombrello, c'ha un paio di stecche rotte, perché è proprio qui che dobbiamo riuscire a fare canestro con le anguille, perché le anguille infatti non hanno mangiato, ma si tengono solamente attaccate ai vermi. Noi dobbiamo riuscire a portarle e farle cadere dentro. Ci riuscirò? Non lo so, l'altra volta ci abbiamo provato e siamo caduti al fiume. Questo lo infilo qui dentro e come vedete è pronto per raccogliere le anguille. Poi dobbiamo essere veloci a metterle nel secchio. Ora però dobbiamo aspettare un attimo, perché questa pesca si fa principalmente di notte. Di giorno si può fare quando l'acqua è davvero molto torbida, perché il fiume è sceso, però come potete vedere l'acqua è veramente chiara oggi, quindi dobbiamo aspettare un pochino che tramonti il sole. Stasera mangiano davvero in modo sensibile, si sentono proprio le tocchettine, perché forse sono pesci molto piccoli. Ecco, la sta toccando, Via! No, canestro l'ho fatto, però mi ha fregato. Ora ci riproviamo. Allora, vedete, qui ci hanno mangiato, infatti c'è un vermicello che è stato strappato. Questo qui va tagliato, altrimenti loro mangiano questo e non rimangono attaccate al boccone. Questo lo leviamo, quindi deve rimanere tutta una massa compatta. Già questo qua non mi piace, perché è stato un po' tirato dalle anguille. Eccola, sta mangiando. Via! Questa è davvero molto piccola, infatti le toccatine erano quasi inesistenti. E nell'ombrello lei non riesce a uscire. Sta molto bene, tranquilla. Il colore è proprio il classico colore dell'anguilla. Ora questa qui la ributtiamo, perché non avrebbe senso tenerla, è molto piccolina. Poi l'anguilla è un pesce anche a rischio. Ciao! Abbiamo continuato a pescare per un'altra mezz'ora, ma poi, date le condizioni del fiume e soprattutto a causa del freddo che stava congelando Eva, abbiamo deciso di andare via. Siamo comunque contenti di avervi fatto vedere un tipo di pesca tradizionale molto antico. A proposito, ne abbiamo approfittato per fare due foto a questo meraviglioso cielo stellato. Quelli che vedete più lunghi sono i satelliti o gli aerei se la scia è colorata. Alla prossima!